Bentornati su Rete 8, amici di Chef in Cucina. Anche oggi con immenso piacere vi saluto da Teramo, da Cipria di Mare Bistrò, insieme al nostro chef Alessandro De Antonis. Buongiorno, ben Ciao rivista. Alessandro. Allora, oggi che cosa ci prepari? Abbiamo un piatto semplicissimo ed è un piatto che insomma di grande gusto, ma molto adatto anche ai più giovani, quindi ai bimbi. Perfetto. Perché faremo una pasta con la sogliola in bianco. Okay. Perché io il pomodoro lo uso soltanto quando nasce negli alberi vicino al mio ristorante, quindi adesso non ci sono, quindi fai niente bene. Pomodoro. È una scelta che condivido, sai? Veramente. Okay. Sì, vabbè, insomma, si parla tanto di stagionalità, quindi... Certo. Allora. Quindi andiamo ad utilizzare la sogliola, che poi è uno dei primi pesci che solitamente viene fatto mangiare ai bambini, proprio se non è proprio il primo. Sì, sì, esatto, perché insomma... A me dicevano quando ero piccolo, bisogna devi mangiare soglia perché ti fa diventare intelligente. Non è assolutamente vero. Come no, come no. Senti Alessandro, invece questa passione per la cucina, io ieri non te l'ho chiesto, ma conosciamoci un po', facciamoci conoscere ai nostri telespettatori. Questa passione per la cucina, raccontacela. Ma un po'. Io devo dire la verità, sono in un certo senso cresciuto in una cucina, perché nella famiglia insomma, del ramo materno ce ne sono diversi di cuochi. Diciamo così, dalla nonna a uno zio, a mia madre, quindi insomma sono cresciuto in quest'habitat che insomma, mi piace moltissimo, sarà anche per questo il motivo perché mi piace molto mangiare, quindi e poi trovo che sia uno di quegli atti davvero, sembra banale, ma di amore vero, incondizionato, perché se uno pensa insomma a chi è che ti cucina quando sei piccolo, poi pensateci bene. No? Sono le uniche persone che ti chiamano amore, c'è cioè la mamma e la nonna. È la nonna, è vero, io sono cresciuta con la nonna. Lo so, anch'io. Io nel frattempo metto giù la pasta perché ho mezzo pacchero di un notissimo pastificio abruzzese, che a noi piace tanto. Sì, non lo citiamo. Non lo citiamo, ma sono inconfondibili. Esatto, esatto. Ok, la mettiamo giù perché è una pasta bella arcigna, quindi ha bisogno di parecchio tempo. Facciamo ripartire. Io vedo veramente pochissimi ingredienti, non te l'ho neanche chiesti, ma qui abbiamo. Allora dimmi se sbaglio. La sogliola, un po' di cipolla. L'aglio, il prezzemolo, basilico, cioè, e la pasta. Pochino. L'unica cosa che mi sono concesso... Cos'è? È una cipolla rossa cotta sotto sale e poi frullata con un filo d'olio d'oliva. Noi ancora per avere una nota. Ancora ci conosciamo bene, ma io sono un'appassionata di cipolla. A me piace tantissimo. Allora, a me piacciono tutti i buoni ingredienti, quindi che sia cipolla, voglio dire, non c'è un ingrediente preferito. Li faccio, l'unico razzismo che ho è nel prodotto di scarsa qualità. Assolutamente sì, ma noi lo diciamo sempre, non si può pensare di fare un buon piatto senza una materia prima eccellente. E poi noi abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che ci offre materie prime veramente eccezionali. Un gran prodotto può essere anche semplicemente uno spaghetto aglio e olio, cioè nel senso usiamo un grande olio, un bel aglietto di sulmona, una grande pasta. E va benissimo, è molto meglio di una ragosta di plastica. Non ricordo chi mi ha detto questa cosa, ma uno chef, adesso non ricordo se... Non voglio fare nomi perché non ricordo. Mi disse, se vuoi mettere in difficoltà uno chef, devi chiedergli di fare lo spaghetto aglio e olio. Allora, se voi volete, dopo ve la faccio, a telecamere spente. Sì, perché è vero, ce la mangiamo è poi. Vero, questo cuoco che te l'ha detto ha ragione. Ha ragione? Sì, perché la differenza insomma c'è. Allora, adesso abbiamo fatto questa specie di soffrittino, ma... Sì. Come avete visto io uso, sto usando sempre processi rapidi, veloci, dove una cucina fatta di ingredienti. Con la carcassa la mettiamo dentro questo specie di soffrittino e vi spiego il motivo. Prima di tutto perché usiamo anche delle parti che altrimenti andrebbero... Innanzitutto non si butta via nulla. Esatto. Mettiamo dentro un po' d'acqua e facciamo andare e ritirare. Facciamo concentrare un po'. Io questo processo lo faccio perché... Perché avete notato che i filetti ancora non li metto dentro. Perché per dar sapore alla preparazione o cuociamo il filetto e lo facciamo andare oltre cottura, quindi andremo a creare poi un gran gusto nell'intingolo, però la materia prima l'abbiamo un po' violentata. Così facendo violentiamo la lisca che dovremmo buttare, estraiamo il gusto e lasciamo una cottura rapidissima ai nostri filetti che avranno soddisfazione al morso. Comunque il nostro chef è veramente tanto simpatico. Ah, grazie. Si vede che mi conosci da poco. No, non è vero, invece io credo molto nell'imprinting iniziale, sai? Ah, va bene. Solitamente mi sbaglio difficilmente.
mettiamo un po' di pepetto, potremmo usare, ecco, possiamo mettere un po' di prezzemolo, così per rimanere proprio sul traditional. Sul classico, sì. Ok, intanto la pasta sta andando. La muoviamo un po' perché insomma non è proprio una pentola adatta a cuocere una grande pasta, no? Nel senso che ci vorrebbe molta più acqua. Beh, però ovviamente noi abbiamo delle necessità. Questione televisiva, magari non abbiamo proprio il massimo. No, va bene, quindi insomma la teniamo, almeno cerchiamo di muoverla spesso perché. Che profumino! Allora qua diciamo che con l'intingolo ci quasi siamo, Quindi adesso andiamo a togliere tutto quello che. È super, naturalmente questo processo, se riusciamo a farlo un po' più a lungo, quindi lo teniamo un po' di più, riusciamo a estrarre il sapore più carattere dalla pasta, no? E dalla sogliola. Quindi andiamo a togliere tutto praticamente. Sì, togliamo tutto, lasciamo l'intingolo. Questa è un'operazione che andrebbe fatta su un'altra padella con un colino, no? Per semplificarci la vita. Adesso noi ci giochiamo un po', dai. Sì, alla fine esatto. La cucina è anche quello. Abbiamo poco da fare, quindi facciamo così. Ok. Andiamo a spegnere. Grattiamo via. Ecco, vedete perché vi dicevo? Che poi c'è il rischio di lasciare un po' di sedimenti in giro. Ok, possiamo spegnere, io addirittura spengo. Sì. E metto dentro. A fuoco spento? Sì, andrebbe adesso coperto, se uno potesse coprirlo con un coperchino. E lo lasciamo andare, saliamo i filettini, anche in questo caso, ma poco, Il sale fa male alla pressione. Io vedo che tu stia utilizzando il mio sale preferito, che è un sale rosa. Ok. Sì, per scongiurare la crisi lo usiamo anche contro il ghiaccio davanti al ristorante. No? Beh, lì ci vuole un po' di coraggio con quello che costa. Ovviamente una battuta. Ok, e quando la pasta sarà pronta la andremo a saltare in questo intingolo e siamo pronti per impiattare. Anche in questo caso un piatto rapido. Rapido, semplice, ricco di gusto, ma proprio facile da fare a casa. Sì, abbiamo scelto tutti i piatti che siano replicabili, no? Certo. Che siano replicabili, dove, ecco, è un po' come si parla prima dell'aglio e olio. Cioè dare quelle piccole tecniche, quel piccolo nozionismo che ti fa valorizzare. Che possono fare la differenza. Sì. I nostri mezzi paccheri, giusto? Sono sì, cotti? Sì, 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 siamo pronti per saltarli. Allora, la cosa da fare, andiamo a togliere il filettino di sogliola perché sennò si sgualcisce tutto e noi lo vogliamo conservare il più sano possibile. Ok, benissimo, andiamo a togliere la nostra pasta. Benissimo, andiamo in padella e vai, saltatina. Che sta ripartendo, diamo un filino d'olio ancora. Ok, andiamo a saltare, facciamo legare un pochetto, fondamentale. Ecco, io ho una nonna come ho detto cucinava, quando vedeva che la pasta era slegata, no, vedeva qualcosa, diceva ecco questa è la cotta tedesca, dice. Ah, che bella questa cosa, bella questa cosa del tedesco. Beh sì, effettivamente insomma non lo sanno fare. No, vabbè, voglio dire, sono grandi cuochi tedeschi, e anche sì, in Italia ce n'è, guarda, ce n'è qualcuno. Però diciamo nella cultura popolare. Sì, anche, esatto. Io ricordo il mio primo viaggio in Inghilterra, arrivai, avevo 17 anni. E non vedevi l'ora di tornare a casa. No, vabbè, loro ci accolsero e volevano forse farci sentire a casa. Non posso mai dimenticare questi spaghetti lessi con sopra il ketchup, tutti attaccati. Fantastico. Una cosa. Però io l'ho mangiato lo stesso. La fame era tanta allora. Sì. Allora, andiamo a montare il nostro paccheretto. Buttiamo un po' random. No? In una casualità, come dire, ordinata. Organizzata. Esatto. Allora. Diamo un po' di sughettino. Qui c'è veramente tutto il sapore. Sì, esatto. E soprattutto a me la cosa che mi piace
organizzarla in questa maniera è perché avrai la consistenza della materia ittica morbida, soffice, succulenta. Che bello! Questo veramente, amici, rifatelo a casa perché è veramente facile facile. Facile e capirete che di gran gusto. E ci sono delle differenze. Assolutamente sì, sono proprio d'accordo. Devo mettere qualche foglietta. Sì. Guarda, l'impiattamento è un'arte, io lo dico sempre, impiattare le cose in un modo un po' diverso, un po' artistico, fa veramente la differenza. Ah, ecco la nostra salsina, me ne l'ho scordata. Sì, questa è una notina di dolce, di colore. È facilissimo da fare, si conserva tantissimo, quindi che bello! E date insomma un taglio un po' diverso al vostro piatto. Bellissimo Alessandro, complimenti. Voilà! Grazie per questo piatto. A te. Grazie per essere stato con noi, anche domani saremo in compagnia del nostro chef Alessandro De Antonis. Ciao! Se sappiamo che a fine pasto ci aspetta un dolce, riduciamo un po' carboidrati dal primo, così un po' compensiamo le calorie presenti al pasto.